Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players, rieccoci con Layers of Fear Remake. Dunque ragazzi, andiamo avanti con la storia dell'attore sulla nave. Ok, questo dovrebbe essere praticamente il secondo capitolo, da quello che ho capito, ragazzi, di Layers of Fear, ambientato appunto su questa nave che sta affondando. Allora, di qua non si può procedere. Ok, merda, abbiamo preso fuoco. Bene. Allora, anche questa è un'ambientazione molto gazza, davvero interessante. Ora, vediamo come andrà a collegarci il tutto con il filone della storia principale. RT ed RS per aprire la... Vabbè, sì, si riparte tipo da zero, perché questo dovrebbe essere il secondo... il secondo capitolo di Layers of Fear, e quindi riparte anche il tutorial. Volendo si poteva partire da questa storia qua invece che con la madre e la figlia. Ok, aia, ha smontato. C'eri quasi. Ok, storia dell'attore, capitolo 1, la partenza. Non dormire. Allora ragazzi, quindi dobbiamo costruire il nostro personaggio, collega ricordi, sogni e paure, preparati al grande ruolo. Ok, ci lasciano una certa libertà, ma penso che sia per comunque il finale il discorso di costruire il nostro personaggio. Ora, qua abbiamo un metronomo. Vabbè, attiviamolo, perché no? Questo cosa sarebbe? Un rullino? Ah, è per il grammofono, ok. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Ok, dice le stesse cose all'infinito e oltre. Allora abbiamo una lettura qua, ragazzi, vediamo un attimo. Spero che ti trovi bene, ricorda quello di cui abbiamo parlato. Concentrati su quello che sai fare meglio, trova quel luogo speciale che conosci. Trova la tua motivazione, costruisci il personaggio, fidati, ne varrà la pena. Cerca di restare in contatto, fai attenzione, il tuo amico è agente. Ok. Qua invece... va completata probabilmente una parola. Ok. Però non abbiamo... per il momento non abbiamo diapositive. Ho faticato così a lungo per finire ciò che ho iniziato. Ho quasi perso ogni speranza. Eppure, eccoci qui. D'accordo. Va bene, direi che possiamo andare, raga. Qua sicuramente ci dobbiamo tornare in seguito con le varie diapositive. Non credo si possa salire. Invece sì, ok. Allora abbiamo anche un piano superiore che possiamo esplorare. Diamo un'occhiata. RS per trovare un oggetto, RT per prenderlo di mira. Ok. Un oggetto, vediamo. Su in alto? Non c'è niente qua. Quantomeno non vedo niente io. Un momento, andiamo un po' più piano. No, c'è una mazza, raga. Va bene, ci ritorneremo, come detto, ragazzi. Un'altra lettura, vediamo. Dai, zio. Ok.
Allora, stimato viaggiatore, la stanza è stata preparata come da sua richiesta. La pellicola è stata consegnata, poco prima della partenza. Le auguriamo un piacevole viaggio. Cordialmente, Transatlantico Icarus. Ok. Ah, qua abbiamo una porta che si può aprire. Di qua invece il nulla. Cos'è, un delfino quello, raga? Sembra. Ok. Allora, qua ci sono le bobine per dei film. Ora, questa è squagliata. Sembra tipo fusa. Altra lettura. Costruisci il personaggio e vabbè, preparazione, esplora. Chi sono? Dove sono? Ok. Vediamo se possiamo visionare qualcosa, ma non credo, eh. Niente. Questa? Ah, quindi non è sciolta, la possiamo visionare. Perché non va? Niente. Momento. Ok. Ah, sembrava sciolto, invece era il coperchio, ragazzi. Va bene. Diamo un'occhiata. Why are we here? They asked. Although they already knew. To build the character. To act. That was what they did for all of their lives. They did it for love. Did it because of a burning passion. A flame within them that wanted to be set free. And above all, they did it to run. To forget. To be anyone else. Everyone else. To keep the one story that mattered. The one that really happened. Unused and intact. Secret. They couldn't even recall it now. They would, though, walking the corridors of this strange ship and the ship from their past. Remembering their first characters and why they played them. Remembering the borrowed bravery of the pirate crew. Finding out who they were before they learned to put on all the masks. In their time, they played the parts of many men. Observed others and were observed. Wore the characters as if they were second skins. Layers upon layers of people who wore their face. Now it was time to shed these skins, to meet themselves again, to remember, to choose. Ok, quindi dobbiamo costruirci il nostro personaggio, va bene, storia dell'attore, capitolo 1, la partenza. Ok. Dunque, raga, non ci resta che tornare giù in basso. Che cazzo? Ok, va bene, muta il tutto come nella storia del pittore. Stimato viaggiatore, per richiesta del regista, questa sezione della nave è stata chiusa a tutti i passeggeri e all'equipaggio. Ti auguriamo una giornata piacevole e appagante. Transatlantico Icarus. Va bene, questa sezione è chiusa, quindi si va di qua. Chiusa. Ok, salvataggio. Questo? Uno specchio? Sbam! Ok. Si è rotto. Vabbè. Dovrebbe essere inquietante anche questo racconto qua, ragazzi, quindi tanta roba. Dunque, giuro che se questa dannata stella del cinema passa un'altra notte a urlare e voltarsi e rivoltarsi nel letto, mi butto in mare. Se ha paura dell'acqua, non salire a bordo di una dannatissima nave. Cristo iddio. Ce l'hanno con noi. C'è sempre di mezzo un pianoforte. Va bene. Là. Oh. Che bell'ambiente, raga, rilassante. Per quanto tempo durerà così? Ok. Momento.
Non si sente niente. Oddio, qualcosa si sente, tipo qualcuno sussurrare. Listen, once you get there, just do what you have to do. Get to the set and build this character for him. That's all that matters. Ok, dobbiamo costruire personaggio, vabbè, abbiamo capito. Quante volte ce la devono ripetere sta cosa? A destra o a sinistra? Qua è chiuso. Oh, un po' d'aria fresca. Bella lì. Quindi siamo su questa nave, su questo transatlantico, per, boh, ma a quanto pare, girare delle scene. Dobbiamo aprire il portello. Ma non posso fare nient'altro qua. No, va bene. Dunque, tutto chiuso. Porco cane. Sono dei bagagli, ma non possiamo recuperare una mazza. Allora, proviamo a chiamare l'ascensore, però prima mi sa che ci tocca leggere qualcosa. Yeah, I know you've told me a million times how much you hate the sea. And I'm telling you, this gig is just too good to pass up. Ok, quindi è un lavoro come, vabbè, era intuibile da tutto, dai vari discorsi. D'accordo. Questa chiusa. Va bene, si va con l'ascensore. Piano. Ma più che ascensore, sto qua è un montacarichi. Ok. Si va giù in basso. Non conosco la storia di... Merda. Ecco, siamo bloccati. Siamo in emergenza. Bella lì. E adesso? Bam. E dicevo, non conosco la storia di questo personaggio. Andrà a svilupparsi, da quello che abbiamo capito man mano che andremo avanti nella nostra storia. E daremo vita, appunto. Ecco qua, iniziano fenomeni strani. All third class passengers this way, please. Did you check the lower decks this time? I swear to God, if we find any stowaways again, you'll never set foot on a ship again. Ok, fischietto del capitano. O comunque di un ufficiale. Dicevo ragazzi, poi andrà a delinearci tutta la faccenda qua. Non possiamo scendere. Abbiamo un'unica via, quella porta là. D'accordo. Perfetto. Oh, un bel corridoio, le stanze dei passeggeri. Salvataggio, bella lì. Occhio. Questa è aperta. Ah, diamo un'occhiata qua prima, raga. Dunque, vabbè, classica cabina di una nave, quindi passeggeri. Vediamo un attimo. Cima della pagina strappata. Ok, con una mossa inaspettata, il regista ha deciso di girare il suo prossimo film a bordo di un transatlantico che attraverserà l'Atlantico. I dettagli della trama sono ancora segreti, ma le nostre affidabili fonti ci dicono che la stella del progetto sarà, non si sa chi, è stato cancellato. Una scelta ovvia, forse, data l'incredibile carriera di questa stella del cinema e dei suoi molteplici e acclamati ruoli. Sembra che le recenti e preoccupanti voci sulla vita personale dell'artista non abbiano dissuaso il regista. D'accordo. Armadio. Completamente vuoto. Cioè, nel senso, non possiamo raccattare niente.
sono luci che sfarfallano come al solito. Altra lettura, vediamo. Ufficio della sicurezza a capo della sicurezza. Le nuove procedure entreranno in funzione dalla prossima settimana. L'azienda la ritiene personalmente responsabile del loro rispetto. Prepari tutte le guardie a ricevere istruzioni dettagliate. Come ben sa, si sono verificati casi di individui indesiderati a bordo del vascello. Dobbiamo assicurarci che ciò non accada di nuovo. In breve, i clandestini non verranno tollerati. Cosa fai? Butti in mare? Non c'è una mazza. Perché mi ha fatto aprire sto cassettino qua in basso? Vabbè. Ventilatore, un po' d'aria fresca. Che è il periodo, ragazzi. C'è un caldo becco. Ok. Una bella chiave. Dove la utilizziamo questa chiave? C'erano un po' di porte chiuse comunque. Assolutamente. Forse questa. Non ho controllato, sì. Ok. Beh, non è esattamente messa bene questa nave, ragazzi. Abbiamo un po' di perdite. Y, ci accovacciamo, ok. È un percorso a ostacoli, questo. Un bastone. Ok. Chiusa. Allora, le stanze non sono per niente numerate, quindi va bene. Never met the guy in person, but few people have. That's why you hear all these rumors about him being broken or disfigured, all that nonsense. Ok. Beh, ganzo come bastone, raga. Un po' inquietante, però niente male. Allora, cosa possiamo recuperare qua? Vediamo di... No, anche qua i sorci. Vabbè, sulle navi ci sta. Assolutamente. Rattacci. Ok. Non siamo desiderati da quel lato lì. Allora, possiamo scegliere? No. Si va di qua. Qua giù. Cassettina degli attrezzi. Martello, una latta di vernice. Boh, nient'altro. Sbam. Oh, dove c'è il telegrafo? Proviamo a sentire. Statico. Ok. No, 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 no. Ecco qua. Si è aperta la porta. Vabbè. Giustamente. È rimutato tutto, giusto? Corretto? Un'altra cabina dei passeggeri. Ok, qua abbiamo qualcosa. Una lettura. Uno spettacolo da ricordare. La recitazione, se fatta come si deve, è un settore spaventoso? Vabbè. Richiede molto coraggio prendere coscienza di sé e non ripetere semplicemente le battute a pappagallo, diventando il personaggio che si interpreta. Pochi hanno davvero questo coraggio. Tuttavia accade, e possono testimoniarlo dopo la mia visita della scorsa sera al Majestic Theater. Come i miei appassionati lettori sanno bene, scelgo le mie parole con molta cura e non sono uno di quei critici facili da soddisfare. Detto ciò, il protagonista dello spettacolo mi ha lasciato senza parole, dimostrando un coraggio incredibile. La recitazione di nome incomprensibile è stata semplicemente sublime. È stato come se la persona sul palco si fosse dissolta davanti ai miei occhi, dando vita al personaggio che interpretava. Pagina strappata. Ok. Abbiamo altra roba qua. Vediamo. No.
Dunque, vabbè, questa nave è vuota, completamente vuota. Il bagno? Bella lì. La costruzione della nave? Cioè, qua è in cantiere comunque. D'accordo. Consumiamo un po' di acqua, tiriamo lo sciacquone. C'è nient'altro, la lasciamo aperta qua, va? Cassetti, vediamo se c'è qualcosa di interessante dentro. Oh, bella lì. Questo? Una diapositiva, quindi possiamo andare a visionare questa diapositiva nella nostra stanza. Vuoi vedere quello in basso? Niente. Ok. Gli ho detto che non le interessa, come ha richiesto, in maniera estremamente stupida. Mi ha detto di dirle che lui pensava che la sua famiglia significasse di più per lei. Gli ho detto che non ha né fratelli né sorelle, ma lui si è messo a ridere. Buh, vabbè. Un po' confusionaria la cosa. Ok. Vabbè, abbiamo percorso il corridoio, quindi torniamo indietro, vediamo se si è aperto qualcosa. Siamo entrati qua. Ok. C'è una luce sotto questa porta. D'accordo. Chiusa. Chiusa. Quindi torniamo indietro. Sbam. Allora, sala da pranzo. Lì c'è una porta, però. Momento, raga. Diamo un'occhiata. Oh, bella lì. C'è il menù. Vediamo cosa ci offre il ristorante stasera. Allora, caro compagno di viaggio, mi scuso per la sfrontatezza, ma quando ho saputo che stavamo viaggiando sulla stessa nave, non ho resistito alla tentazione. Mi consideri un'ammiratrice dei suoi talenti, le sue performance mi parlano come nessun'altra sa fare. Non esistono attori che preferisco più di lei, e non esagero. Vorrei poterla conoscere di persona, se potessi onorare questo pezzo di carta con un suo autografo, sarebbe per me il tesoro più grande. In ogni caso le porgo cordiali saluti, la sua più grande ammiratrice. E noi non firmiamo, alla grande. Allora, aperta? Sì, però prima diamo un'occhiata a questa, che è chiusa. Bella lì. Strada obbligata di qua, ragazzi. Ok, salvataggio. Cos'è sto fumo, sta foschia? Che roba è? Molto strano. Allora, cazzo. No? Non sussurrate, maledetti. Guy's got a reputation. Makes his actors jump through hoops before he even lets them on the set. Supposed to be some new method of building the character. Bunch of artsy-fartsy bullshit, if you ask me. Just go with it. Guy doesn't take no for an answer. Ok, però non stiamo raccogliendo niente, fondamentalmente, cioè stiamo rimettendo a posto tutto. Quindi, a parte, vabbè, la diapositiva, ma. Ma noi non siamo arrivati da quella porta lì. Ok. Quindi, proseguiamo di qua. Di nuovo? Oh, bella lì, facciamo il classico giro in loop. Finché non cambia qualcosa, è già cambiato qualcosa. Ok. So what if the guy's a little nuts? He's a director. It comes with the job. I mean, what's he gonna do? Kill ya? Bella domanda. Ok, andiamo avanti. Continuiamo a girare. Ok. C'è una maschera. I think
think it's all an act. Sbam. Questa maschera qua, ragazzi, l'abbiamo trovata nel faro con la scrittrice nella vasca da bagno. Sì, era quella lì. Andiamo avanti. Salvataggio. Momento. Lettura. Allora, ufficio della sicurezza del transatlantico Icarus, a tutti gli ufficiali. La maggior parte di voi sa già che verrà girato un film di Hollywood a bordo del nostro vascello. Vi stiamo inviando linee guida dettagliate riguardo a quali ponti saranno chiusi ai passeggeri regolari. La cosa più importante è che la troupe e il cast non devono essere disturbati. Ok. Agli ordini. No, troppo buio. Non abbiamo torce, non abbiamo niente. No, assolutamente no. Sbam. Un globo? Cos'è? Possiamo salire? Sì, alla grande. Ruota. Ecco qua. Abbiamo delle scelte. Se continuo a girare. E se io volessi uscire di qua? Ci sono altre porte, eh? Sono chiuse. Ok. Vabbè, siamo obbligati, quindi alla faccia del... Merda. Una luce nell'oscurità. Io continuo a ruotare, vediamo un attimo, raga. Boh, non succede niente. Comunque si è accesa quella luce là in fondo. Do you remember? No. Merda. E adesso? Forse devo muovere le luci, possibile? Momento, raga. No. Semplicemente girare sto schifo qua. Eccoci. Told you who you should be. Do you remember who you were? E adesso? Dove andiamo? Merda. Come. I will make you remember. Forse se ruotavo dall'altro lato andavamo di là. Vabbè, quanto pare comunque abbiamo sbloccato sta via. Allora, tanti hanno provato a prendere parte al mio lavoro, come se ci fosse davvero scelta. Solo una persona è in grado di dare vita a questo personaggio. Solo una persona è così disperata da poterlo costruire. Ah, ok. Mi fa piacere, grazie. Altro vaso che cade? No. Ma stanno già girando, tipo. Dove è finito il fiore? C'era un fiore, no? Ok. Vabbè, artisticamente parlando, discutibile comunque. Stiamo costruendo il personaggio, questa è la base, ragazzi, quindi cerchiamo di entrare nel... c'è un codice qua. Di nuovo la gabbia con... Dicevo, cerchiamo di entrare nella mentalità del titolo, cosa ci vuole trasmettere. Stiamo cercando di capire chi eravamo prima di tutto questo. Per scegliere un cilindro con RT, vabbè, ok, dobbiamo impostare un codice, ci sta. Ma io per il momento non ho codici, o quantomeno non l'ho trovato. Wake up, Mr. Hardy. We've got to get out of this godforsaken prison before we rot. Ok, è una bandana da pirata. No, è una benda per l'occhio da pirata.
esserci fuori. Cos'è? 122. Ok, però un attimo, raga. Ho un altro foglio. Ai pirati. Ok. 122. Allora, con RT... Vabbè, vediamo un attimino dove andiamo a parare, ragazzi. Vado avanti qualche altro minutino. Appena trovo un altro punto di salvataggio, magari ci salutiamo tipo qua. Magari anche no qua. Dai, andiamo avanti, ripeto. Altri due minutini. Vuol dire se riuscivamo a dare un'occhiata. Are we really going? Lily, I'm... That's Captain Baines to you, Mr. Hardy. Remember the name, Quartermaster, or I'll have you walk the plank. Ok, dicevo, volevo vedere se riuscivamo a dare un'occhiata alla diapositiva. Che cazzo è quello? È un manichino. Sbam. E adesso? Siamo bloccati. Vediamo un attimo se ha qualcosa il manichino, tipo degli appunti o qualcosa da recuperare. Niente. Ok. E adesso, raga, che dobbiamo fare qua? Oh, una leva. Ok, scendiamo. Ah, forse devo bloccarlo nel punto giusto? Ok, allora devo bloccarlo nel punto giusto per far sì che... ma sti cazzi. Ok. Dovrebbe essere il punto giusto. Perfetto. Non ci sono chiavi da recuperare. Vaffanculo. Trolls, vado via. Esaminarlo? No. Cioè, quantomeno da qua. Ah, possiamo salire. These images, memories of you, they've been haunting me. And yet you cling to them, because without me, you have nothing. Ok. Ah, abbiamo recuperato, perfetto. Quindi, tipo un collezionabile? Ma ha sbloccato anche un achievement. Premiere. Vabbè, abbiamo bypassato quella sezione strana. E adesso? Va bene ragazzi, come detto io mi stoppo qua perché voglio riuscire a postare il tutto in giornata. Tanto ha salvato, andremo avanti con Layers. No. E tanto ha salvato, andremo avanti, ripeto, con Layers of Fears Remake fino a concludere. Abbiamo quest'ultimo capitolo, quest'ultima storia da portare a termine e poi probabilmente ritornare nel faro con la scrittrice e vedere un attimo di visionare il finale vero e proprio, presumo, di questo titolo. D'accordo ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like, condividete, ci becchiamo al prossimo video. Ciao!